Ah, mamma mia, dai, fammi vedere questa casa, dai. Allora, su. Vieni allora, qui. Sì. Allora, intanto ho montato i primi mobili. Bella! Blu, dai, blu sì. Come te. No, hai visto? Ma TV, ci sta. Immagina quante cose zozze potremmo fare in questo divano, dolcetta. Ah, lo so, devi ancora vedere la camera da letto. Vieni a vedere qui che cosa. Aspetta, arrivo. Ma ancora dobbiamo dipingerla questa casa. Cioè, tutti i muri sì, ancora ci sono, sono da fare. Mobili, insomma, guarda, vero. Ho ancora le scatole. Appunto. Dai, fammi vedere un attimo questa casa. Allora. Hai visto che bella libreria sotto le scale? Guarda, aspetta. Più utile. Aspetta. Ok, sì, ma i nostri figli stanno qua coltivando. Ragazzi! Oh, ciao papà! Ma cosa state facendo? State coltivando? Sì, è quello che ti ho detto, ciao papà. Ah, bravissimi. Carini. Hai visto? Che li avevi messi a coltivare. Sì, stanno coltivando e sono molto molto bravi in quello che fanno. Dai, venite, dolcetta. L'ho fatto tipo per il mangiare, non si sa mai. Allora, a proposito, ragazzi, venite un attimo. Sì, stiamo arrivando. Infatti, dobbiamo far vedere una cosa. Venite. Dai, ragazzi, venite, dopo lo fate. Ok, sì, stiamo arrivando. Guardate, abbiamo allargato camera vostra. Oh, finalmente! Vabbè, dai, poi vi organizzate. Mentre, dolcetto, non abbiamo mica tolto spazio alla nostra di camera. Guarda qua quanto è grande. Guarda un po'. Sì, abbiamo è molto, molto più grande. Quei tavoli, le sedie che sì, che non che servivano. Non esatto. È un bel letto matrimoniale. Pare che arriverà la TV. Sì, vero. Comunque, sai che cosa ha fatto Noob? Vieni a vedere. E ragazzi, voi andate a coltivare adesso, dai, che così almeno sistemiamo qua. Ok, papà, va bene. Allora, guarda un po' qua, dolcetta. Guarda qua, Noob. Ho visto benissimo che si è cambiato tutta la casa. Sì, cioè, è proprio Noob. Lo so, fa schifo. Lo so. Ehi, Noob! Ciao, Sbri, come state? Ma stai praticamente creando i tuoi mobili? Proprio così! E li faccio tutti da zero! Mamma mia, ma quanto fatica e sudore devi spendere per fare i mobili da zero, Noob? È incredibile. Lo so, ma mi diverte. Comunque vi piace. Beh, dai, è proprio casa da Noob questa qua. Tutta Ricordi fatta di terra. Il tetto, guarda che entrano mosche, insomma. Sì, è vero, Noob, mi raccomando, eh. Ah, sì, ma tranquilli. Farò tutto da solo. Comunque, allo stesso tempo, dolcetta, volevo chiederti una cosa. Dimmi tutto. Ma secondo te, qui, in questa camera, cosa ci andrebbe? La camera da letto e il bagno? È vero, me lo stavo scordando. Beh, vai, Noob. Comunque, ti ringraziamo, Noob, per l'ospitalità. Comunque, dai, mettiti a sistemare casa tua. Qua ci andrà la cucina. Sì, qua ci andrà la cucina. Come cosa si può mettere nella cucina? Il lavabo sì. E poi il frigo. Ah, ok. E non scordarti il piano induzione o, vabbè, il forno, sì, ok? I fornelli, insomma. Ok, ciao, ragazzi, grazie. Ciao. Dolcetta, mi spieghi un attimo? Pronto? Sì, sono pronto. Spiegami un attimo chi è questo saggio di cui tanto parli, allora, dai. Ti ho detto che siamo venuti qui per un motivo, però sì? Questo saggio. E ok. È arrivato il momento di incontrarlo. Quello che ricordo dovrebbe essere in questa strada qui. Però è un po' complicato, Sbri, perché insomma, cioè, è una leggenda. È una leggenda. È una leggenda, sì. Proprio il saggio, cioè, nel senso che. Sì, è proprio il saggio, sì. Incredibile. Sì, Dai, sono curioso. Sì, molto, molto colto, appunto un saggio. Ma dici che potrebbe aiutarmi a riacquisire i miei poteri da vampiro? Beh, siamo qui per questo, eccolo lì, vedi questa cosa bianca che Ok, perfetto, andiamo. Scivolette, è proprio un tempio, sì. Ok, ma non c'è nessuno qua, dolcetta, non c'è nessuno. Sono delle tisane, signor saggio. Tappeto. Signor saggio. Eccomi qua, ragazzi. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Salve. Oh, ma lei chi è? Oh, sciabolette, ma è lei il capo di questo tempio? Proprio così. Io mi chiamo Saggio Scaggio. E qui, saggio ragazzi, cosa? Saggio Scaggio. Sì, Saggio Scaggio. Saggio Scoglio? No, Saggio Scaggio, ecco. Scaggio. Ok, sì. Ok. E praticamente oggi voglio dirvi che nulla, benvenuti nella mia zona, come state? Tutto bene? Grazie. Comunque, ascolti, tutto bene. Cioè, lei sa per quale motivo siamo qua? Mi pare di no, ovviamente, perché noi abbiamo detto nulla. Beh, in realtà sì, siete venuti qua perché tu vuoi ritornare il vampiro, vero? Aspetti, come fa a saperlo? Come fa a saperlo?
Beh, io sono saggio scaggio, sono un saggio, so tutto, io sono divino. Ah, quindi lei fa parte praticamente delle forme di vita dei demoni? Beh, sì, si può dire in questa maniera, sì, dai. Oh mio Dio. Cavolo. Ero neanch'io. Le leggende su di lei sono vere. Esattamente, dalla prima all'ultima. Io sono veramente onnisciente. Però allo stesso tempo, ragazzi, non posso avverare nulla di quello che volete. Cosa? Che significa non può avverare nulla? No, non posso avverare nulla. Ma mi ci spieghi per quale motivo? Beh, allora, tu vuoi andare, ok, nell'universo numero 4, giusto? Però per andarci devi utilizzare non l'ultraistinto, ma l'ultraistinto God. L'ultraistinto God. Ma non ne abbiamo mai sentito parlare. Roba, infatti, ma beh, l'ultraistinto God è la forma più divina dell'ultraistinto e ancora più forte. Il problema è che tu, non essendo umano, non riusciresti a diventare... Cioè, tu essendo umano, non riusciresti a diventare ultraistinto God senza provare un pizzico di sofferenza. Ma io sono pronto a provare qualsiasi sofferenza per di ritornare ai miei poteri. Lo so, ma anche domani riusciresti a diventare ultraistinto God. Ma purtroppo è troppo complicato. Quindi ti dico solamente come si fa. Ok, mi dica come si fa. Beh, sei pronto per la risposta? Sei pronto? Sì, sono pronto. Mi dica, sì, dica. Devi andare all'interno di questo fuocherello e con un pizzico di bruciatura riusciresti a diventare ultraistinto God. Ok, allora vado. Vai. Ah, sì, no, ma ci faccio, eh? Cosa significa? Ma come no, perché? No, 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 mi dispiace, non puoi diventarlo. Ma perché non posso? È perché sei un umano, te l'ho già detto, potresti morire. Come potrei morire? Ma ascolti, ma io sono fortissimo, non si preoccupi, di me veramente si può fidare. No, 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 no. Mi dispiace. Dai, la prego. Mi hai tirato un uovo in faccia. Ma signor Scaggio, è la nostra unica speranza. Ho capito, però mi dispiace, ma se vuoi tuo marito ancora in questo universo o nonché nell'universo dei vivi, beh, questo è... non è un metodo buono, ok? Porca miseria, va bene, tranquillo, non si preoccupi, arrivederci, vecchio del cavolo. Ehi! Ma guarda, sei screanciato! Dolcetta, sì, dai! Mi dispiace, io non ne avevo idea, insomma. No, non Dolcetta, c'era un altro modo. No, okay? Non c'è un altro modo. E oltre a questo, Dolcetta, è veramente, voglio dire, una persona completamente pazza, fuori di testa. Cioè, tu credi veramente alle parole di quel pazzo vecchio screanzato? Perché tu no? Beh, lui no. Sapeva che cosa, di che cosa avevamo bisogno. Ma che cosa sapeva? Ma no, Dolcetta, fidati, è semplicemente un pazzo. Dove hai trovato? Sulle mail, l'hai trovato, su Wish. Ok, dai, scusa, su. Se la pensi così non so che fare, non so come aiutarti. Fidati, dovrei... fidati. È una cavolata, è tutto finto. Ragazzi, ma che state guardando? Oh, ciao, papà. Aspetta, 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 aspetta. Hai sentito pure tu? Cosa è stato? L'ho sentito. Oh, scusa, avevo sbagliato voce. Ciao, papà. Ah, che cosa cavolo state facendo? No, la stiamo guardando un attimo. Sì, sì, non parli con me, il vecchio che abbiamo incontrato sì, il tempo fa. Sì, è un po' strano, tutto ok? Sì, scusate che a volte... Oh, mio Dio, è Saggio Scaggio. Sei tu, Saggio Scaggio? No, papà, sono Sbriserino. Sì, sì, siamo sicuri? Allora, quanto è che fa uno più uno? Quattro. Allora è veramente Sbriserino. Okay, perfetto. Comunque, sì, stiamo guardando qua come si cavalcano i maiali. Ah, ok, va bene. Io e Dolcetta andiamo a dormire. Buonanotte. Non fate tardi, mi raccomando, okay? Esatto. Va bene, papà, ciao. Ciao, papà. Ciao, ciao. Dolcetta, vabbè, molto Adri, strano, allora hai visto? Che dovremmo rifare le valigie e cercare un altro posto. Perché? Beh, perché il saggio non funziona, quindi siamo venuti qua per nulla. Mi dispiace, dai, ora vai a letto, ok? Va bene. Che stupida. Ok, ragazzi, in questo momento sto andando di nuovo da Saggio Scaggio, perché in realtà io credo tutto quello che ha detto quel pazzo. Mi raccomando, iniziate a lasciare un sacco di like, perché in questo momento sto per diventare un vampiro ultra istinto god. O meglio, è quello che spero di diventare, porca miseria. Speriamo di non creparci, perché altrimenti prenderei a Dolcetto un grande malore. Cioè, si prenderebbe un grande dispiacere, voglio dire. Quindi andiamo adesso da Saggio Scaggio e vediamo se effettivamente ha ragione. La strada era da questa parte, sto sbagliando. Ok, mi raccomando, lasciate un sacco di
like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché tra poco inizierò a cambiare la mia forma. Sciobolette. Ah, e un'altra cosa, lo sapete che io ogni giorno alle 20:30 vado in live sul canale Viola? Lo trovate in descrizione, perché appunto nel canale Viola faccio vedere anche degli spoiler all'interno delle quali faccio le serie, ovvero come questa qua. Appunto lo porto anche nel canale Viola. Non perdetevi alle 20:30 ogni giorno le live. Ma questo posto, oddio, sta costruendo. Allora, perfetto, mettiamoci a costruire qui. Ottimo. Ok, quest'albero diventerà bellissimo e gigantesco. Ok, quindi devo solamente toccare questa cosa. Ok, va bene, sono pronto. No, Spiegel, tutto bene? Oh no, Spiegel, sei diventato davvero Ultisinto God. No, Spiegel, dove vai? No, vieni qua, no, vieni qua, Spiegel. Spiegel, no, scendi. Scendi, puoi morire! Spice! Oh mio Dio! Cosa mi sta accadendo? Non sto volando per mio volere, ma è come se una forza mi stesse risucchiando verso il cielo! Spice!